poi, proseguendo il cammino dopo la Natività, prima di uscire vi trovate poi nel deserto con la Madonna con un bambino in braccio, nella sabbia del deserto con la tenda dei Beduini e della fuga in Egitto. Tutto quello che state guardando è stato realizzato a mano. Le case sono tutte fatte a mano e anche arredate tutte internamente. Gli alberi sono rami veri, ricoperti a seconda della stagione che rappresentano. Le statue sono state tutte comprate, ma rivestite di tessuto. I fiorellini nel prato, un tosatore di pecore, la donna che allatta il bambino sull'uscio. Poi c'è un coniglietto nell'orticello che praticamente è scappato da quella gabbia e sta fregando l'insalata. C'è la casa che è tutta aperta, che rappresenta l'Annunciazione. Quella là tutta aperta, è l'unica tutta aperta. Quest'anno l'abbiamo messo in servizio in camera, c'è il vaso da notte nel comodino. No signora, non ce n'è neanche un vaso. Li ho fatti io, sono rami veri che poi ho rivisto. Poi la casa subito dopo è San Giuseppe al lavoro nella falegnameria. Mentre nel laghetto vivono 11 pesciolini rossi veri. Poi angelo vestito di rosso che dà l'annuncio ai pastori. Mentre nella via principale, dietro all'accampamento, ci sono i re magi con le loro carovane, attraversano un mercatino per raggiungere la Natività. C'è il vento. Sulle montagne c'è il vento, le luci si abbassano e in arrivo un temporale. Sopra la cascata, a destra, nell'angolo, appena sente soffiare il vento, arrivano lampi e fumi. Non ancora.